valsa parecchio la pena fare tutto questo, perché ora che questa settimana purtroppo è terminata, mi sento soddisfatta dentro, nel senso mi sento migliorata e mi sento una persona quasi diversa, perché ho capito che comunque un cavallo noi siamo abituati a montarlo soltanto magari il pomeriggio, e invece la completa gestione è molto molto impegnativa. E quindi questo mi dà molta soddisfazione, perché sono riuscita ad affrontare tutta questa gestione per una settimana. Ludovica Mercanti, ho quasi 15 anni e vengo da Pesaro. Monto da circa 7 anni e mezzo. Ora il cavallo con cui sono qui si chiama Enrico, ha 17 anni e è con me da circa 4 anni. Con lui sono passata a saltare le 110 alle 135, per quanto siamo un binomio abbastanza, diciamo, unito. Non si smette mai di imparare e di avere consigli per migliorare ancora di più. Ludovica è una ragazza giovane, ha idee chiare, un buon occhio, deve migliorare l'assetto. È una ragazza che sicuramente può avere futuro, e mi auguro che il talento che ha lo riesca a portare avanti per togliersi delle belle soddisfazioni. Devo dire che per quanto siamo insieme da poco tempo, vero, e per quanto siamo insieme da solo 2 o 3 giorni, abbiamo instaurato già un bel rapporto e si è formato un bel gruppo. Collaboriamo tra noi, diciamo che c'è un grande spirito di squadra. Ludovica è una ragazza che ha talento, grintosa, è una ragazza che per l'intelligenza che ha può veramente fare qualcosa di bello. Quando ha la gara, quando deve competere, ha lo spirito giusto, la grinta giusta, deve solo cercare di perfezionarsi e avere pazienza, diciamo di affinarsi. Io non tanto la voglia di vincere la gara, quanto di vincere anche qui dentro le mie paure e vincere le sfide che mi pongo, che non si limitano a vincere la gara e avere il primo posto, ecco. Noi siamo tanto orgogliosi di Ludovica, ma proprio tanto, perché comprendiamo quelli che sono i suoi sacrifici, la passione con cui lo fa, le rinunce che a volte è costretta, alle scelte. L'adolescenza sicuramente è un momento di crescita personale importante. Da quello che lei si dà come priorità, capisci che sta crescendo, capisci che Ludovica frequenta il liceo classico, comunque monta 3 cavalli al giorno e ha sempre trovato il modo di e montare i cavalli e di avere ottimi risultati a scuola. Oltre a vincere, secondo me l'importante è anche imparare qualcosa dentro per arrivare all'obiettivo che è vincere. Allora, sono Francesco Palladino, ho 16 anni, vengo dalla Puglia, precisamente da San Giovanni Rotondo, ma monto a Foggia.